sia sempre al centro, prima e alla fine di ogni cosa, vero o no? E quando sono arrivato lei mi ha detto nel cuore di condividere quello che Gesù di meraviglioso ha fatto per me. E allora siamo qui per cercare di anche di condensare, di rendere semplice, vediamo se ce la facciamo con tutti e due, qualcosa di meraviglioso che Gesù ha fatto e che, gloria a Dio, ci conferma che il messaggio del Vangelo è veramente la potenza di Dio per chiunque crede. Amen. Allora, lei è venuta a un incontro che noi abbiamo fatto qui vicino, tra l'altro, era Vercelli. È venuta, poverina, non stava bene. Adesso ci dirà quali erano due dei problemi più grandi che tu avevi e cosa di straordinario ha fatto il Signore quella sera e nei giorni successivi. Amen. Un problema visibile e un problema non visibile. Tu hai detto che in mezzo alla sala c'era una persona che soffriva di tendinopatia. La ragazza che mi ha accompagnato mi ha guardato e poi ti sei girato e hai detto tendinopatia alla spalla, e io dovevo subire un intervento molto brutto pochi giorni dopo. E nel parlare hai detto questa persona verrà guarita economicamente, io ho grossi problemi economici e verrà guarita da tutte le sue infermità. Sono scoppiata a piangere, lui si è avvicinato e ho alzato il braccio. La mattina dopo ho pregato e con il mio gruppetto che ci troviamo a casa la domenica, non ero convinta, sono andata a vedere il foglio dell'intervento che dovevo fare. Il signore aveva lavorato prima perché non c'era scritto intervento, ma c'era scritto solo artroscopia. Sono stata operata alla spalla e il professore mi dice ma non ho trovato quello che c'era nella risonanza. Gli ho detto lo so, e mi ha detto ci vogliono 3 mesi per guarire bene. È passato solo un mese. Amen. Oggi soffrivi anche di un altro problema. Un grosso problema che ha portato via il mio papà senza gli arti inferiori, ed era il diabete. Ho fatto tutte le cure, ma niente, la sera di Pasquetta ormai avevo 29 di glicemia, quindi ero quasi spacciata. Sono stata miracolata, ho fatto degli esami specifici perché per i medici non era possibile, ma io sono guarita anche dal diabete. Ecco perché Paolo dice il regno di Dio non consiste in parole, ma in in potenza, in dynamis. Le parole servono soltanto a veicolare l'unzione dello Spirito Santo. Amen? E noi siamo qui per questo, vero o no? C'è qualcuno che è entusiasta di essere qui? Ma perché c'è il re dei re? Gloria a Dio. Ok. Toc toc. Toc toc. Forse c'è un'altra testimonianza. Allora ci vuole un altro applauso. Lo facciamo in anticipo perché sappiamo che il Signore sta fare solo. Ciao Federica. Delle cose meravigliose. Allora, vi racconto solo una piccola parte, ma giusto per dire, visto che stasera ho visto il titolo che ha messo su Facebook Walter, di come il Signore ascolta le sue preghiere, le nostre preghiere. Molti di voi sanno che un anno fa circa ho spaccato questo braccio e vedete che ancora il mio braccio non è tornato a posto. Ma tra le varie situazioni che si stanno palesando, io dovrò subire un altro intervento che è fare una protesi a questo braccio.
Parto proprio da questo punto qui, ho detto al Signore, però visto che in un anno non sono stata guarita, vuol dire che il mio percorso deve essere un altro, va bene, io lo accetto, perché tutto questo glorifichi te. Allora ho detto, Signore, io voglio trovare un medico che sia specialista, perché è una situazione un po' particolare, naturalmente, lode. E, insomma, il Signore mi ha condotto attraverso una persona che mi aveva contattato da un medico di Milano. Sono andata a questa prima visita e questo medico mi ha visitato, mi ha tenuto anche un bel po' lì a fare questa visita e alla fine mi ha detto, guardi signora, io sono specialista del gomito, ma il lavoro che posso farle io non è un lavoro che potrebbe essere definitivo per la sua situazione, è solo un lavoro palliativo, lei ha bisogno di un altro tipo di intervento che non posso fare io, deve farlo una persona che fa proprio solo quello. Se vuole le do il nominativo, gli ho detto certo che lo voglio, stavo cercando proprio un nominativo preciso, non andare così a caso, no? A pescare un medico, perché anche ci vogliono anche energie, ma io volevo camminare proprio sui passi che il Signore mi stava indicando. E la prima, primo segno glorioso del Signore è che prima di uscire questo medico mi ha fatto un pezzo di carta e mi ha detto vada alla cassa e si faccia restituire i soldi, 185 euro, che io avevo pagato nella visita, perché siccome non posso fare niente per lei, io le rendo anche i soldi che lei ha pagato per me. Gloria a Dio. Vado da quest'altro medico, dopo 3 giorni mi hanno dato l'appuntamento e questo medico è, cioè credo che proprio, e lui lo riconosci dentro, quando sei nel posto giusto, nello spirito hai dentro quella certezza. Non so se qualcuno di voi guarda, come si chiama, The Good Doctor, il telefilm. Ecco, avete presente quando il dottore deve fare l'operazione e vede nella sua immagine? Ecco, questo dottore guardava le mie lastre e tutto, e diceva sì, qui c'è da fare così, questo così, qui c'è l'innesto, così. Cioè aveva già, lui aveva già visto tutto quello che dovevo operare. Dico grazie Signore, cioè mi hai mandato dalla persona che stavo cercando. Ma ne ho avuto proprio la certezza quando mi dice, questo veramente un grande personaggio, ma di una semplicità straordinaria, mi dice, ma se io fossi il genio della lampada e le dicessi, lei vuole che io le tolgo il dolore o le rido la mobilità? Io gli ho detto, no, io voglio tutte e due, non mi basta una cosa sola. No, ma il genio ha solo un desiderio da esaudire. Ho detto, senta, lei mi dia la mobilità, che per il resto ci pensa il Signore, quello che può fare i miracoli. Lei lo crede, gli ho detto che Dio può fare i miracoli. Sapete lui cosa mi ha risposto? Sì, lo credo, speriamo lo faccia anche per mio figlio che ha una patologia rarissima. Quindi ho capito, Signore, tu mi hai mandato qua, perché io avevo bisogno di lui, ma probabilmente lui aveva bisogno di noi. Io e la mia amica che eravamo lì presenti, gli abbiamo subito detto che avremmo pregato per suo figlio, affido anche a voi questa intenzione, che si trova la cura per questo bambino, ha una malattia neurovegetativa, poi l'ho visto dopo entrando nel sito del medico, e quindi è abbastanza complicata la situazione, ma niente più complicato per il Signore. E arriviamo al punto che lui dice devo studiare una protesi particolare, perché naturalmente la mia frattura non era normale, io non sono normale e anche la mia frattura non era normale. E allora studia questa protesi, mi ritorno a Milano, mi spiega tutto quanto lì di cosa doveva fare. Arriviamo a un punto, money, l'operazione è pagamento. Solo qualche giorno prima, non mettetevi a ridere di questo, però è così, io faccio assicurazioni, ma qualche giorno prima di andare da questo medico io ho scoperto che in una delle varie polizze che ho, ne ho diverse, gloria a Dio per questo, perché in questo momento sono proprio veramente una benedizione, non sto facendo promotion per il mio lavoro, ma vi assicuro che lo sono per me, che sto tirando fuori tanti soldi, una delle mie polizze paga i grandi interventi fino a una cifra di 21.000 euro. Quando il dottore gli ha detto, dottore, ma di che cifra stiamo parlando? Fa, non credo meno di 25. Ha detto, ci picchia. Però fa, la faccio chiamare dalla mia assistente perché è lei che si occupa della situazione logistica, io mi occupo solo della parte medica. Il giorno dopo mi chiama questa assistente e mi dice, signora, guardi, mi spiace che il dottore le abbia dato un riferimento perché 25 non bastano, ce ne vogliono 28. Ho detto, signora, io sono sicura che da qualche parte c'è la soluzione. Naturalmente
avevo già parlato con Kidon, sapete voi, lo conoscete anche voi, quello che ho fatto, signore, tu sai la mia situazione, quei soldi ci sono a disposizione, devi provvedere. Vabbè, insomma, il giorno dopo, martedì, ricevo il preventivo, la mail col preventivo, 21.886 euro. Mi sono sentita straordinariamente amata da papà e veramente dico, signore, è vero che io non sono stata guarita, è vero, ma io in tutto questo iter sto vedendo la tua mano, sto vedendo la tua attenzione, la tua cura e sto scoprendo delle cose bellissime che domani mi serviranno anche da condividere coi fratelli e anche per vedere le cose dal punto di vista dei fratelli, perché noi magari siamo dalla parte di coloro che sono guariti e invece è anche importante capire dalla parte di quelli che devono essere guariti. Comunque vi dico questo, richiamo la segretaria, la ringrazio, mi dice guardi, io accetto i suoi ringraziamenti, ho detto, io qualcuno gli ho detto prima di me, ha detto oro argento non ne ho, ma quello che posso dare le mie preghiere, perché signore soddisfi i desideri del suo cuore, lei si è commossa. E però mi fa, signora, io non so come mai il dottore ha preso così a carico la sua causa che ha telefonato personalmente ai dirigenti di questa clinica perché lei potesse avere questo prezzo e potesse fare questa operazione. Gloria a Dio. E ho scritto anche nella mail al dottore dove gli davo l'ok per procedere, perché aspettava il mio ok per partire con la tua protesi. E quello che gli ho scritto, che come sono stata certa di vedere la mano di Dio nel risolvere questa situazione economica per me, gli ho detto sono certa che stupirà lei e anche la sua impiegata per avere esaurito i desideri del vostro cuore. E io credo che quello che è bello, che in queste situazioni, tenendo lo sguardo verso il cielo, ci sono mille occasioni per gioire, mille occasioni per gioire, noi non ce le perdiamo assolutamente, solo per questo continuiamo a glorificare il Signore. Vi chiedo un applauso glorioso! Alleluia, Daniela, gloria a Dio davvero. Noi continuiamo a accompagnarti con la preghiera, Dio. Questa sera parleremo di preghiera, se questo funziona, e partiremo da un passo del capitolo centrale della lettera ai Romani e toccheremo due punti particolari. Uno riguarda la guida dello Spirito Santo nella nostra vita e l'altra come superare gli ostacoli nella preghiera. Provo di inizieremo, dicevo, dal capitolo centrale della lettera ai Romani. La lettera ai Romani ha 16 capitoli, nel cuore della lettera ai Romani, che è una lettera straordinaria. Pensate che un predicatore inglese, di cui non ricordo il nome sinceramente, ma mi ricordo questa particolarità, ha predicato per 16 anni della sua vita solo sulla lettera ai Romani. Wow! Perché la lettera ai Romani è talmente piena di rivelazione dei fondamenti della vita dei figli di Dio che davvero è inesauribile. Nel cuore della lettera ai Romani, che è la lettera che parla della giustificazione, della giustizia, del rapporto con Dio, della vita nello Spirito, c'è il capitolo 8 che è il cuore della lettera ai Romani. E al verso 14 Paolo dice questo: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Ok, fermiamoci un attimo. Qualcuno potrebbe dire, allora io non ho bisogno di conduttori, non ho bisogno di persone che mi aiutano nella fede, posso fare da solo. Ho lo Spirito di Dio? No, perché i conduttori possono ispirarti, possono aiutarti, possono correggerti, attenti, dirò qualcosa di impopolare, ma non guidare la nostra vita. Non sto dicendo che non servono, servono, perché Dio ha stabilito i ministeri nel corpo di Cristo. Amen. Ecco perché non dobbiamo fraintendere, perché alcuni dicono, allora se io sono guidato dallo Spirito non ho bisogno del corpo di Cristo. No, no, tu
corpo. E Dio, abbiamo bisogno dei ministeri che Dio ha stabilito nel corpo di Cristo. Lo dico perché a volte alcuni si divertono a mettermi in bocca cose che io non ho mai detto e mai pensato. I ministeri sono importanti perché le persone che Dio ha scelto per aiutarti nel cammino di fede possono ispirarti, possono aiutarti, possono pregare per te, possono consigliarti e possono correggerti. Ma la nostra guida, la vita di un figlio di Dio è guidata dallo Spirito di Dio. Amen. Se tu sei un figlio di Dio, il Signore ti assicura che puoi essere guidato dallo Spirito Santo. Ed è molto semplice essere guidati dallo Spirito Santo. Alcuni pensano di aver bisogno di sedere. Attenti, un'altra cosa. La Bibbia non dice che i figli di Dio sono guidati dai profeti. Amen. Il compito della profezia nel Nuovo Testamento non è il compito della profezia del Vecchio Testamento. Quindi non permettere a nessuno di usare il dono della profezia per guidare la tua vita. La profezia nel Nuovo Testamento serve solo per confermare quello che lo Spirito ha già testimoniato dentro di te. Ma siccome non siamo perfetti, a volte non siamo sicuri, a volte diciamo: Signore, ma sono io, sei tu? Allora la profezia te lo conferma. Amen. 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 Non metterti in mano di persone che vengono a fare i santoni nella tua vita. Perché non lo fa Dio. Lo Spirito Santo ci guida. Come? In maniera molto semplice, guardate come. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Numero uno, tutto ciò che genera paura può essere certo che non è la guida dello Spirito. Vedete, spesso il Signore, prima di insegnarci come una cosa si fa, ci insegna come una cosa non si fa. Perché già quando capisci quello che non si fa, il 50% dei problemi l'ha già risolto, vero o no? Una parola, una profezia, un'ispirazione che ti mette paura non viene dallo Spirito Santo. Amen? Così come una persona che vuole metterti sotto schiavitù, cioè imprigionare la tua vita, non sarà mai guidata dallo Spirito Santo. Amen. Perché vedete, schiavitù e paura vanno insieme. Mi state seguendo? Sì. Ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Perché non dice diciamo, ma dice gridiamo? Perché solo qualcosa di cui siamo profondamente convinti noi la possiamo gridare. Amen. È vero o no? Una bugia non si può gridare. Avete fatto caso? Le bugie si dicono sempre a voce piuttosto bassa. Quello che puoi gridare è qualcosa di cui tu sei profondamente convinto. Amen. Okay? E poi dice che lo Spirito stesso testimonia, ok? Questa è la spiegazione di come lo Spirito Santo guida un figlio di Dio. Lo Spirito Santo testimonia insieme con il nostro spirito. Non è una grande traduzione, il verbo originale è summarturein, cioè co-testimonia con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Ok, come funziona la guida dello Spirito? Attenti, questo è un principio pratico. Lo Spirito Santo testimonia qualcosa solo dopo che tu ti sei mosso. E questa è la chiave, dai, non puoi dirmi che non ti interessa questa. Questo è interessante. Sai perché? Perché molti aspettano che il Signore ti dica di fare qualcosa per muoverti, e invece funziona esattamente nel modo opposto. Quando tu ti muovi, lo Spirito Santo ti testimonia. Amen. Amen. Perché fa così? Perché non è uno spirito di paura, e perché Dio non è terrorizzato dal tuo rischio di sbagliare. Qualcuno dica alleluia. Non ha paura dei nostri sbagli. Sai perché? Perché lui può guidarci prima che noi sbagliamo, ma aspetta sempre che noi facciamo un passo di fede. Ora, se fede è fede, deve essere fede. Questa è profonda. Se tu fai qualcosa che ti viene dettato, non è fede. Quando tu inizi a muoverti, lo Spirito Santo testimonierà dentro di te se quello che stai facendo è il caso che tu lo faccia o ti devi fermare. Come? Sentirai una situazione di fastidio o una situazione morbida di qualcosa che mentre ti muovi ti spinge ad andare in quella direzione, ma il passo lo devi fare tu. Ma il Signore mi chiamerà o no a portare la parola a quella persona? Tu vai. Quando tu hai fatto il passo di fede, lui ti farà sentire o un certo disagio,
una mancanza di pace, una mancanza di convinzione, oppure sentirai una spinta che ti dice vai. Ecco il modo. Perché Dio fa così? Perché il Signore collabora con noi e non sorpassa mai la nostra libertà. Lo Spirito Santo collabora con noi. Invece noi vorremmo che Lui facesse tutto. Io sono qui il tuo soldatino, Signore. Sono il robot Walter. Tu caricami e io vado. Dio non fa così. Perché non siamo dei robot, siamo figli. Amen. Tu muoviti. Lui ti correggerà strada facendo. Io a volte ho preso degli appuntamenti e a un certo punto ho sentito che quello non era il tempo e che se io fossi andato avanti in quella direzione avrei forzato una situazione. Quello è il modo in cui lo Spirito Santo testimonia al tuo cuore. Se invece senti una sensazione, la tua fede aumenta, ok, mettiamola così, tu fai un passo di fede e la tua fede aumenta senza sforzo, senti che qualcosa ti tira dentro quel passo, lo Spirito Santo sta mettendo la luce verde nella tua vita. Amen. Questo è il modo, ve lo faccio vedere in un episodio che si trova negli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, dal verso 6 al verso 10, nella vita di Paolo. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia. Queste regioni si trovano nell'attuale Turchia, nella parte settentrionale dell'attuale Turchia. Essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Ok, che cosa voleva fare Paolo? Continuare nella direzione che stava prendendo, cioè andare verso est, verso l'Asia. Quindi vedete, prima Paolo si è mosso e poi lo Spirito Santo gli ha dato la testimonianza, non viceversa. Paolo si stava muovendo senza paura. Ascolta, nella vita cristiana non avere paura di sbagliare. Devi aver fede che il Signore sa quando dirti no. Ma non aver paura, ma farò bene o non farò bene, fallo. Mentre ti muovi sentirai dentro di te che lo Spirito Santo ti dice fermati, non lo fare. E allora non farlo. Ma può darsi che lui ti dica vai, senti dentro di te, nessuno te lo può dire. Magari per confermartelo il Signore manderà un fratello a darti una profezia per quello. Ma tu muoviti, non aspettare che Dio ti parli. Che cosa vorrà Dio? Ma vivi! Che cosa vuole il Signore? Che tu viva, numero uno. Che tu viva una vita abbondante e che tu ti muova. Lui sa come guidare. Infatti la Bibbia dice in un salmo, i passi dei giusti sono guidati dal Signore. Amen? E giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia. Attenti, chi cercava? Loro, gliel'aveva detto Dio, no, loro volevano andare in Bitinia perché credevano che fosse giusto andare in quella regione a predicare. Vedete, Paolo e i suoi non avevano paura di sbagliare. Quanti misteri che mettono a volte paura nei figli di Dio, devi stare attento perché se fai quello, ma Dio non ci ha dato lo spirito di paura, l'ha detto no prima. Prima Paolo dice Dio non ci ha dato lo spirito di paura e poi ci dice lo Spirito Santo testimonia, ma perché ti testimoni non devi aver paura. C'è qualcuno qui con me stasera? Quindi non avere paura. Quando un bambino cammina in mano a suo papà, avete visto? I bambini vedono un negozio di giocattoli, entrano dentro e il papà gli dice che fa come i chiellini col giocattolo, viene qua. Ma loro vanno, non stanno lì a preoccuparsi. Perché? Perché loro sanno che il loro papà li guida. Quindi numero uno, se vuoi essere guidato dallo Spirito Santo, non aver paura. E non lasciare che gli altri ti mettano paura. Questo non vuol dire nemmeno vivere da sconsiderati. Vivi in maniera equilibrata. Amen? Loro volevano andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Come? Quando cercarono di andare in Bitinia, sentirono. E lo senti. È capitato a qualcuno? Senti dentro di te che se lo fai stai forzando una situazione. Le porte di Dio non hanno bisogno di forzature, scrivetelo sulla Bibbia. Amen. Le porte che il Signore apre non hanno bisogno, è lo Spirito Santo che ti spingerà. Anzi, mentre ti muovi nella direzione che il Signore ha preparato, la tua fede aumenterà. Tutti potranno dirti di non andare in quella direzione. Mi ricordo che quando nacque una delle nostre chiese, in quel caso la persona che era la mia autorità in quel periodo mi disse
non devi aprire quella chiesa là. Il Signore mi aveva detto di aprirla, mi disse non devi aprire quella chiesa là. E io non l'ho, ho detto probabilmente allora ho sentito male, se la mia autorità mi dice così. E quando andai a casa mi misi a pregare e dissi: Signore, allora non ne farò di niente. E il Signore mi rimproverò e mi disse: quando mai io ti ho detto di non aprirla? E gli dissi: Signore, fammi capire se la devo aprire. In quel preciso momento mi telefonò una persona di quella città che mi chiese di andare a portare il Vangelo in quella città, e in quella città una famiglia fu liberata e nacque la chiesa in quella città. Quando lo Spirito Santo ti mette qualcosa dentro e crea la tua fede, lui si prende la responsabilità di quello che ti sta dicendo. Amen. Paolo ebbe durante la notte, oltrepassata la misia, discesa da Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Attenti, è venuta prima la visione o prima la testimonianza dello Spirito Santo? Prima la testimonianza. Molti invece aspettano una visione che li guidi, ma non è così. Prima c'è la testimonianza dello Spirito e poi il Signore la conferma con una visione. Ecco la posizione della guida. Non è la visione che ti guida, è lo Spirito che ti guida, la visione lo conferma. Amen. 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 Vedete, sono piccole cose pratiche che però a volte sono più importanti di tante teorie. Il Signore è un Dio pratico. Quindi quando il Signore ti guida, cerca la testimonianza interiore nel tuo spirito dello Spirito Santo. Stai sentendo una luce rossa? Quando hai iniziato a muoverti? Prima devi muoverti, amen? E poi sentirai dentro di te se c'è una luce rossa che ti dice stop, o una luce verde che ti dice vai. Se senti qualcosa che ti frena, fermati. Mi state seguendo? Dopo, se il Signore ti sta indirizzando da qualcosa, arriverà una visione, può arrivare un sogno, può arrivare una parola da parte di qualcuno, può arrivare una parola profetica o una visione che Dio dà a te, ma conferma la testimonianza interiore dello Spirito Santo. Ma la parte più importante è la testimonianza interiore. Se Dio ti dice no, se senti dentro di te, non verrà a dirti no, sentirai disagio. Disagio, esattamente, la parola giusta, disagio. Se tutto il mondo ti dice vai, non andare. Amen. Ascolta tutti, ma ubbidisci a lui. Amen. Ascolta però tutti, ascolta le persone. E cerca di capire, non tutti, non, noi non parliamo sempre nello spirito. A volte parliamo nello spirito, a volte parliamo nella carne. Cerca di capire se quello che ti viene detto dai tuoi conduttori, dalle persone che ti aiutano, va a confermare o no quello che è lo Spirito Santo. Ma se anche mille persone ti dicessero vai, ma il Signore ti fa sentire disagio, non andare. Amen. Un macedone gli stava davanti in questa visione, lo pregava dicendo passa in Macedonia. La Macedonia è nella parte opposta rispetto a quella dove Paolo stava andando. Vedete, se mentre lui andava in Bitinia lo Spirito Santo non gli avesse fatto sentire un disagio e lui non si fosse fermato, non sarebbe andato dove Dio lo stava davvero mandando. Lui ha fatto semplicemente una cosa, si è fermato. Quando ha sentito questo disagio che lo Spirito Santo lo stava fermando, lui si è fermato e Dio gli ha dato una visione e una direzione. Ma vedete, il Signore gli ha parlato mentre Paolo si muoveva. Amen? Quindi tu muoviti senza paura, lui sa come guidarti. Amen? Passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia convinti, ripetetelo con me, convinti, che Dio ci aveva chiamati. Come? Convinti. La testimonianza dello Spirito Santo crea dentro di te una profonda convinzione. Tra l'altro che la parola convinti in greco è symbibazontes, che vuol dire camminare insieme. In poche parole, tu sai che dove stai andando Dio sta venendo con te. Amen. Amen. La testimonianza interiore dello Spirito Santo. Ad esempio, quando preghi per qualcosa e senti una direzione di preghiera, se inizi a pregare e senti una situazione di fastidio, fermati, perché probabilmente non stai pregando nella direzione in cui Dio ti vuol far pregare. Semplicemente fermati e lascia che lo Spirito Santo ti metta dentro il cuore la direzione verso la quale pregare. Amen. Che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Voglio dirvi qualcosa e poi affronteremo la seconda parte che riguarda l'intimità e la preghiera
su questo argomento, essere figli adulti o bambini. Noi abbiamo letto il passo in cui Paolo dice: tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Ok, quella parola figli, in greco è la parola iugios. La parola iugios è una parola particolare perché è rimasta nella lingua spagnola. In spagnolo figlio si dice hijo, vero? È l'hijo de Dios, il figlio di Dio. Hijo ha la stessa radice, viene dal proto-indoeuropeo, della parola iugios. Iugios in greco vuol dire figlio maturo. I figli maturi sono guidati dallo Spirito di Dio. E i bambini da cosa sono guidati? Dalla legge. Tant'è vero che quando noi abbiamo i bambini piccoli, che cosa facciamo con i bambini piccoli? Non devi fare quello, non devi fare quello, non devi fare quello. È vero o no? I comandamenti che noi diamo ai bambini per proteggerli sono sempre comandamenti più delle volte proibitivi, è vero o no? No, non tirare il collo al gatto, non gettare il cagnolino di sotto la terrazza, non rompere il servizio degli ospiti, no? Non andare a dipingere sul muro che papà ha appena dipinto. Sono sempre comandamenti proibitivi. La legge era così. Non avrai altro Dio. Non. I bambini hanno bisogno di essere guidati da comandamenti. I grandi sono guidati da una relazione. Amen. Quando un figlio cresce, non hai più bisogno di dire quello che non deve fare, inizia ad avere una relazione con te. Perché? Perché lui sa già dentro di sé quello che deve fare e quello che non deve fare. Che cosa gli manca? Gli manca una relazione con il padre o una relazione con la madre. È vero o no? In Luca 15 si parla di due figli, un figlio più grande e un figlio più piccolo. Tutti conoscete la storia, quindi non la riprenderò. Voglio soltanto prendere due parti di questa parabola. Al verso 11 è scritto: disse ancora, un uomo aveva due figli. Lì la parola è iuioi, cioè due figli grandi, non due bambini, due figli maturi. E il più giovane di loro disse al padre, vedete, tutti e due erano figli maturi, il figlio più giovane era anche lui un figlio maturo. Non cadere nell'errore che il figlio maggiore era un figlio adulto e il più giovane era un bambino, erano tutti e due figli maturi, ok? Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Dopo molti giorni il figlio più giovane, qui la parola è ancora iuios, quindi è un figlio maturo. Ok, i figli maturi possono sbagliare. È vero o no? Messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e disperderò i suoi beni vivendo dissolutamente. Sapete come continua la storia finché? Al verso 25 è scritto che il figlio maggiore, l'altro, ancora qui la parola è iuios, sempre un figlio adulto, si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse, e quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose a suo padre. Voglio farvi notare una cosa: quando il figlio chiede l'eredità si rivolge al padre e lo chiama padre. Padre, dammi la parte di bene che mi spetta. È vero o no? Sì. Guardate invece le parole di questo: ecco, da tanti anni ti servo. La parola padre non c'è. La chiave della vita di un figlio di Dio dipende semplicemente da questo: ti relazioni come un padrone o ti relazioni con un padre. Perché il figlio minore ha sbagliato, siete d'accordo con me? Sì. Ma è tornato perché dentro di sé aveva una relazione con suo padre. Il figlio maggiore non se n'è mai andato, ma non ha mai avuto una relazione con un padre, ma con un capo azienda. Quelli che sono convinti di non sbagliare mai, forse non si sono mai allontanati dalla casa del padre, ma non hanno mai avuto una relazione con lui. A volte dobbiamo passare da grossi errori
per comprendere davvero quanto è grande il cuore di nostro Papà. Ecco perché Dio non è sconvolto che Dio non aiuta i suoi figli, ma ci saranno sempre i figli maggiori che ti punteranno il dito per dire: ma tu hai fatto, ma tu hai fatto. È vero, ma in quelli che ho fatto ho conosciuto quanto è grande il cuore di mio Padre, cosa che ancora tu devi iniziare a conoscere. Ecco, da tanti anni ti servo. Le parole del figlio minore sono: Padre, dammi. Posso farvi notare una cosa? Chi sa pregare? Il figlio minore o il figlio maggiore? Il più piccolo. Padre, dammi. Poi ha speso male il frutto della sua preghiera. Ma il figlio più piccolo ha iniziato le sue parole con una preghiera, vero o no? Padre, dammi. Certo che gliel'avrebbe dato. Il figlio maggiore non accenna nemmeno una preghiera e non lo chiama padre. Da tanti anni ti servo. Non sei tu che ti prendi cura di me, sono io che mi sto prendendo di cura dei tuoi averi. È una situazione completamente capovolta. Molti figli di Dio sono così. Per tutta la vita si sono torturati nel cercare di fare qualcosa per Dio, ma non hanno mai avuto la libertà di dire nel momento del bisogno: Padre, dammi. Amen. Amen. E non ho mai trasgredito un tuo comando. Guardate le parole che conosce questo: servizio e comandamento. Quanta chiesa è così? Pensa solo a quello. Comandamenti e servizio, comandamenti e servizio, comandamenti e servizio. Il figlio maggiore ne ha combinate tante, ma è tornato ad una relazione perché aveva una parola nel suo cuore: Padre. E lo Spirito Santo in noi grida quella parola: Abba, Padre. Amen. A me però non hai mai dato. Qual è la preghiera del figlio minore? Padre, dammi. La protesta del figlio maggiore è: non mi hai mai dato. Perché? Ascolta questo. La preghiera è la conseguenza di una intima relazione, non di una scuola. Non hai bisogno di fare una scuola per imparare a pregare. Hai solo bisogno che lo Spirito Santo ti riveli che Lui è tuo papà e che puoi andare da Lui e dirgli: Padre, dammi. L'unica cosa è che quello che ti dà, usalo per te. Amen. Amen. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, non mio fratello, è un po' come quando i genitori hanno un figlio che ne combina qualcuno, il tuo figlio ha fatto, oppure la donna che tu mi hai dato. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato, che il problema di questo figlio era il vitello ingrassato. Però vi faccio una domanda: gliel'ha mai chiesto il padre? Perché? Perché mancava quella parola, padre. Che l'altro figlio, con un comportamento morale peggiore del suo, aveva però. Il figlio è tornato, il figlio maggiore non c'è mai stato. È molto meglio sbagliare e tornare capendo la differenza tra l'amarezza del peccato e la dolcezza del cuore di un padre che rimanere dentro ma non esserci mai stati per un padre. Amen. E il padre gli disse: attenti, perché qui c'è una rivelazione incredibile che nella traduzione italiana si perde. Figlio, figliolo. Ma nel testo originale non gli dice così. Nel testo originale la parola non è Ioios, è Technon. E Technon, sapete cosa vuol dire? Bambino. Sei un bambino. Hai 40 anni. Sei un bambino. Hai 25 anni di cammino. Sei un bambino. L'altro invece è stato chiamato Ioios. Wow,
Oh, ascolta, io voglio farti capire la differenza di come le cose le vede Dio, di come le cose le vede la religione. Secondo la mentalità del mondo, il figlio maturo è quello che non ha mai sbagliato e l'altro è il bambino che ha fatto i capricci. E invece no! Gesù chiama figlio adulto l'altro e bambino questo. Perché? Perché uno che pensa ai comandi è ancora un bambino. È come se venisse a casa tua un ospite di 50 anni e tu gli dici: per favore non scrivermi sui muri. Non torturare il gatto, mi raccomando, non toccare quello, non mettere la penna dentro il ventilatore, no? E quello ti guarda e ti dice: io non sono un bambino. Invece questo uomo, perché è un uomo, sta vivendo da bambino e sta vivendo da servo. L'altro ha sbagliato, ma è un figlio adulto. Perché? Perché ha una relazione con il padre. In una relazione ci possono essere momenti di crisi, ma se c'è una relazione, la crisi finisce e si torna insieme. Amen. Quell'altro è un bambino che non ha mai avuto una relazione con un padre. State seguendo? E il padre, quando lo chiamano, gli dice: Ioios, gli dice: Tecno, bambino, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Perché gli dice questo? Perché non me l'hai chiesto il vitello ingrassato? Perché era tuo. No, attenti, perché qui c'è qualcosa di grande. Se è mio, è anche tuo, ma tu non l'hai mai capito. E sai perché? Perché sei un bambino. Wow. L'altro sapeva che l'eredità gli spettava. Oh, quanto è grande questa cosa qua. L'altro aveva una condotta morale disgraziata, scellerata. Non sto dicendo fate quello che vi pare, non sto dicendo questo. Assolutamente no, la cosa migliore è avere l'eredità e spenderla bene, non per il peccato. Mi state seguendo? Ma quello che Gesù vuole insegnarci, un paradosso, è che il figlio maturo aveva una relazione con il padre. Se c'è una relazione, prima o poi torni. Amen. Sì, potrei perderti. Chi di noi, ditemi, non ha avuto momenti in cui ha detto: ma io mando tutto a quel paese e torno a pescare? Mai? Sì. Ma chi me lo fa fare, Signore? È vero o no? Poi ci sono quelli invece che sono integerrimi, non saltano un culto mai, ci sono sempre, ma non hanno mai avuto una relazione con lui. L'altro ha saputo dire: padre, dammi, perché io lo so che quello che è tuo mi appartiene. E invece a questo bambino il padre ha dovuto dirglielo: ma tutto quello che mi è tuo, perché non me l'hai chiesto? Perché? Perché la preghiera è la conseguenza di una relazione con un padre. Qualcuno dica amen. Amen. Quindi per sbloccare la preghiera non hai bisogno di fare una scuola di preghiera. Sono state scuole, Sonia. Hai solo bisogno che lo Spirito Santo ti riveli che se Lui è tuo padre, tu sei erede suo e coerede di Cristo. Non lo dice Paolo? Noi siamo eredi suoi. Che vuol dire? Che tutto quello che il padre ha è tuo. Vi ricordate la preghiera, le parole di Giovanni durante la lavanda dei piedi? Gesù, sapendo che veniva da Dio e che da Dio tornava e che il padre gli aveva dato tutto nelle mani, si alzò da tavola. Ogni cosa che lui ha è tua. Quindi quando tu preghi stai soltanto prendendo la tua eredità, non solo quello che lui ti vuole dare. Tutto ciò che è mio è tuo. E perché non me l'hai mai chiesto? Quante situazioni si risolverebbero se semplicemente facessimo delle preghiere semplici? Padre, io ho bisogno di questa cifra in questo momento perché mi trovo in difficoltà, grazie per avermela data. Amen. È vero o no? Ma la chiave qual è? Una relazione con il padre. Amen. Ma bisognava far festa delle grazie perché tuo fratello, tu lo chiami mio figlio e io invece lo chiamo tuo fratello. Amen. Tu hai liquidato il problema, io invece ti ricordo che non è solo mio figlio, è anche tuo fratello. Che bella la grazia di Dio, vero o no? Era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Vado verso la fine con una cosa straordinaria. Guardate, come ha chiamato il figlio maggiore il padre? Tecnon, cioè bambino.
sapeva che il vitello era suo? No. Gliel'ha chiesto? No. L'ha chiamato padre? No. Cosa pensava ai comandamenti? La legge. Guardate cosa dice Paolo in Galati 4.1. Io dico, finché l'erede è minorenne, letteralmente, finché l'erede è un bambino, non differisce nulla dal... E cosa diceva lui? Da tanti anni io ti... E non l'ha mai chiamato padre. Benché sia padrone... Mio figlio è un tecnico. È vero o no? È ancora un bambino. È erede di tutto quello che mi ha aiutato. Che ne sapete voi di quello? È un tecno di 2 metri, però è un tecno. Lui, tutto quello che io ho è suo, ma legalmente non lo può ancora usare, vero o no? Quando però raggiungerà la maggiore età, potrà usarlo, allora diventerà uno Iulios. È vero o no? Il bambino è quello che è guidato dai comandamenti. Il grande è quello che è guidato da una relazione. Tutti coloro che sono iuioite, figli maturi di Dio, non sono guidati dalla legge, sono guidati dallo Spirito. Amen. Wow! Wow! Come si fa a vivere da figli maturi? Non vivere, ma Dio vorrà questo, Dio non lo vorrà. Muoviti e lascia che lo Spirito ti guidi. Questo è vivere da adulti. Non chiamare Dio Dio, chiamalo papà. Lo Spirito Santo in te non grida eterno, non grida Signore. Va bene pregare Signore, non è quello il problema, ma puoi chiamarlo papà. Amen. Ti crea un problema andare davanti a lui e dirgli senti papà, senti babbo, come si dice dalle mie parti, che è più simile a babbo. Dammi questo perché ne ho bisogno. Allora tu sei un figlio maturo. Allora tu sei un figlio che è guidato dallo Spirito Santo. Gesù è venuto per portarci da essere bambini sotto la legge a figli adulti guidati dallo Spirito. Amen. Amen. E vado a chiudere con questo, ma questo è qualcosa che mi ha aperto un mondo e prego che l'aprirà anche a voi. Voglio farvi notare una cosa, parlando della preghiera. Vi siete mai accorti che quando avete bisogno di pregare, a volte c'è un blocco perché non ti senti così a posto con Dio? Sì. Allora vado a fratello e gli dici senti tu che sei più santo di me, proprio non glielo dici ma lo credi. Ma lo sai, forse lui ha peccato meno, non ha litigato con la moglie. Puoi pregare per me, mai fatto? Sì. Niente di male a pregare gli uni per gli altri, ma dopo che tu hai pregato. Allora prega anche con gli altri, ma non delegare la tua relazione ad un altro. Amen? Amen. Immaginate se un giorno un compagno di classe di Samuele venisse a dire senti Samuele voleva chiederti se perché non può venire lui, è vero o no? Eppure noi facciamo così. Ma se io fossi un angelo, attenti perché sto per dirvi qualcosa che non vi dimenticherete più. Gli angeli non hanno mai peccato, è vero o no? C'è qualcuno che può dirmi un amen? Sì. A parte quelli ribelli di Satana, ma quelli buoni no, non hanno mai peccato, no. Sono integerni, no? A volte si diceva io non sono mica un puro spirito, però no, gli angeli non hanno mai peccato. Se io fossi un puro spirito, come potrei pregare liberamente davanti al trono? Invece sono una schifezza perché litigo con mia moglie, perché mi scappa una parolaccia, perché non dovrei far questo, non dovrei far quell'altro. E quando arrivo a pregare c'è qualcosa che mi dice ma perché Dio dovrebbe esaudirti? Dio non ti esaudisce perché hai fatto tutte le cose buone, Dio ti esaudisce perché ti ama, è tuo padre. Amen. Domanda, il padre sapeva che il figlio sarebbe andato a prostitute? Yes. Gliel'ha data l'eredità? Yes. Sai perché? Perché il Signore non ci deresponsabilizza mai. Amen. Voglio farvi vedere una cosa straordinaria, bellissima. Guardate questa donna, e ricordate la donna con il flusso di sangue? Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento. Aveva vissuto con cosa? Con gli sforzi. Tu hai parlato del riposo stasera. Sforzi, sforzi,
ce l'ho messa tutta, ho fatto tutto quello che potevo fare, Signore, non ho ottenuto, anzi, era piuttosto avendo udito parlare di Gesù. Tu sei qui per udir parlare di Gesù. A un certo punto, quando hai esaurito tutte le sue strategie, tutti i suoi sforzi, tutti i suoi tentativi, ha sentito parlare di Gesù. Venne dietro alla folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò. Questa è la differenza tra la legge e la grazia. In una c'è lo sforzo del figlio maggiore, nell'altra c'è la fiducia del figlio minore. Amen. Amen. A volte dobbiamo arrivare alla fine delle nostre risorse, ed è lì dove il Signore ci aspetta per farci grazia. Perché finché ancora abbiamo qualcosa da spendere, come finire quando lo do? Finché abbiamo ancora qualche risorsa, noi vogliamo confidare in quello, io ce la posso fare, Signore. E il Signore dice: ok, quando hai finito, me lo dici. E poi a un certo punto senti parlare di Gesù. Amen? A te. Torniamo alla preghiera, chiudo davvero con questo. Se io fossi un angelo, c'era una canzone di Lucio Dalla, mi sembra, che diceva: se io fossi un angelo, perfetto, senza aver mai peccato, pregherei così. E invece sono debole, non so pregare, non conosco la formula esatta, quando prego in lingue non so se sono io. Sapete tutte le storie che ci bloccano nell'area della preghiera? Quanti le vogliono vedere sbloccate stasera? In Apocalisse 5:8 c'è un episodio che adesso andiamo a leggere. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi, 24 anziani, si prostrarono davanti ad Agnello, ciascuno con una cerra, delle coppie piene di profumo, che sono le preghiere dei... i santi non sono quelli che fanno i miracoli, che fanno le cose giuste. I santi sono quelli che sono stati lavati dal sangue di Gesù Cristo. Quindi prego, santo, santa, alza le tue mani. Yes, siamo io e sei tu, ok? Essi, i santi, non le creature viventi, i santi, cantavano un cantico nuovo dicendo: fermi. A chi lo dico questo? A te. Siete d'accordo? Sì, sì. E uno dice: vabbè, che c'è di strano? Voi segnatela questa cosa qui. Tu hai mai notato che a Dio si può dare del tu? E non della reverenza. Tu. Quando andavano da Gesù, che cosa dicevano? Cantavano un canto nuovo: tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché tu sei stato immolato e tu hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e tu ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Che cosa è questa? Una preghiera. E chi la fanno? Uomini santi, persone lavate dal sangue di Cristo, semplicemente. Ok? Adesso vi faccio vedere come pregano gli angeli. In Giuda verso 9 è scritto che nemmeno un angelo, l'arcangelo è più su, è vero o no? C'è l'angelo e poi c'è l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando con il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiudioso, ma gli disse: ti sgridi il Signore. Avete notato che non si è rivolto direttamente a Dio? Vi lancio una piccola sfida: trovatevi da Genesi e Apocalisse un solo passo dove un angelo si rivolge direttamente a Dio. Non lo troverete mai. Voglio dirti questo: io e te, come siamo messi, come il figlio minore, abbiamo il privilegio di andare davanti a Dio e dirgli: tu, gli angeli, no. Adesso vi faccio vedere se la mia congettura è la verità. Torniamo a Apocalisse 5. E vidi e udì la voce di intorno al trono delle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriade di miriade di migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello, terza persona, non degno sei agnello. Se noi capissimo solo questo, la perfezione degli angeli, alla perfezione assoluta degli angeli non è concesso rivolgersi direttamente
al creatore del cielo e della terra. A noi, sgangherati come siamo, ci ha dato il permesso di dire tu, papà. Amen. Wow! Perché per loro è il creatore, per noi è papà. Amen. Wow! Degno è l'agnello che è stato immolato, lui, di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Chiudo con questo. Ci possiamo alzare in piedi. Quante cose meravigliose contiene la vita. Che tesori straordinari contiene. Pensa, quando io e te siamo in casa, non abbiamo niente da fare, in un attimo possiamo chiudere gli occhi e andare direttamente da papà sulle sue ginocchia e dire: Padre, dammi. Agli angeli non è concesso. Wow, quanto Dio ama noi con le nostre imperfezioni. Pensate a Gesù che stava con loro, mangiava con loro. Questo è il rapporto che noi possiamo avere con Lui. Capite quanto è demonica la religione? La religione non fa altro che creare una separazione. Nella mentalità nostra siamo convinti che Dio sia attratto dalla perfezione di un angelo, quando invece Lui è attratto dalla debolezza nostra. E ci ha dato unici in tutto il creato, nemmeno gli angeli, nemmeno l'arcangelo. Ti sgridi il Signore, non ha detto sgridalo Signore, ti sgridi il Signore. Noi possiamo dargli del tu. E un padre che ti dice: ma perché non me l'hai chiesto? Perché non viene a chiedermi per i tuoi bisogni? Perché fai pregare gli altri e non mi fai sentire il suono della tua voce? Ma io, Signore, non so pregare, ma io voglio il suono della tua voce, non mi interessano le formule. Io amo il suono della tua voce perché amo te. Ma che meraviglia! Guardate Gesù cosa ha detto un giorno, Giovanni 16, 24, in quel giorno. Qual è quel giorno? È oggi. Ripetilo con me, quel giorno è oggi. Non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, e gli darà. Sapete cosa vuol dire nel mio nome? Non vuol dire nel nome di Gesù. Non dico che non dobbiamo pregare nel nome di Gesù, anch'io prego nel nome di Gesù, ma nel mio nome è una formula ebraica che non vuol dire di agganciare la formuletta nel nome di Gesù, vuol dire come se io pregassi. Faccio un esempio: se io busso una grande azienda e le dico: ehi, mi assumete? No, posso dire cosa mi rispondono, perché non si posso. Se però mi raccomanda il ministro del lavoro, il ministro dell'interno, dice: guarda, è quell'azienda a nome mio, mi manda Picone, venga, prego, c'è un posto pronto per lei, licenziano uno e lo danno a te. Questo vuol dire nel mio nome che quando voi pregherete è come se io pregassi. Ecco perché gli puoi dare del tu, perché l'unico che poteva dare del tu al Padre era Gesù, e in Gesù puoi dare del tu a Dio. Amen. Ma guardate, fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Perché? Perché fino a quel momento Gesù qui stava per morire sulla croce, c'era la legge, eravate bambini, Israele, siete stati guidati dai comandamenti di Mosè, ma ora siete figli adulti, ora il mio spirito verrà in voi. Ora voi potrete andare direttamente dal Padre, non pregherò io per voi, voi potete andare dal Padre. Potete e riceverete. Perché? Affinché la vostra gioia sia completa. Amen. La religione invece dice sempre: vai da quello che poi dirà, quello che poi dirà, quello, e poi a ultimo lo dirà a Dio. Gesù invece dice in un passo: non vi dico che io pregherò il Padre, il Padre stesso vi ama. Quando voi pregherete è come se io pregassi. Ecco perché tutto quello che chiederete nel mio nome Lui ve lo darà. Qualcuno alzi le mani e grida alleluia stasera. Alziamo le nostre mani, dai, questo clima di meraviglia. Chiudiamo tutti.
tutti i nostri occhi, tutti gli occhi chiusi, tutti gli occhi chiusi, tutti gli occhi chiusi, te lo so. Nel nome del tuo santo figlio Gesù.
tua mano e aspettati di essere toccata dallo Spirito Santo, che quello che non è accaduto fino ad oggi sei qui per riceverlo. Non era il miracolo di ieri, era il miracolo di oggi, era la provvigione per oggi, perché questa sera forse puoi capire quanto è grande l'onore di dirti: papà, io sono qui per ricevere. Il Signore è proprio il tuo popolo in un modo glorioso questa sera. Libera, guarisci, risana, tocca le nostre famiglie, i nostri combattimenti. Tu che stai vivendo un combattimento, alza le mani e digli: è il tuo combattimento, papà. È il tuo combattimento, papà. Teniamo chiusi i nostri occhi e le nostre mani al cielo. Il nostro Papà Celeste sta passando, guarendo, liberando, risanando, consolando, sbloccando situazioni che sono umanamente impossibili. Ma Lui è Papà. Lui è Papà. È Lui che ti dice: ma tu credi che io posso fare per te? Tu ci credi? Basta combattere, basta sforzarsi. Lui è tuo Papà. Shua la 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 coro ma sete lo occhio. Oh tia la 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 coro ma sete. Shia la la si va la coro ma sia la la. Shotia ta ta ta. Daniela, possiamo pregare per te stasera? Possiamo pregare per te? Sì, sì. Alziamo tutti le nostre mani. Siamo tutti davanti al trono. Quanti sentono dentro di loro, nel loro cuore, la certezza che la sua guarigione è di Dio e sua, alzino le loro mani e rilasciano sempre questa parola. Non importa ciò che dice la fisica, la medicina che noi onoriamo, Lui dice che ciò che è suo è tuo. E io ti dico questa sera dal trono della grazia, Daniele, che è un miracolo, un miracolo creativo si è rilasciato sul tuo arto, sul tuo braccio, sui tuoi tendini, sulle tue ossa, sulle tue cartilagini, sulle tue giunture, sui tuoi nervi, nel prezioso e glorioso nome di Gesù Cristo per la sua gloria. Amen. 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 Alziamo le mani, lasciamo muovere il dono dello Spirito Santo anche da casa. Continuate a rimanere collegati. Shua la yakoro seta la vatia. Sola baba baba sede de de corse. Shua rama mama sete lo grosse. Il Signore mi fa vedere mentre sto parlando una deformazione nella cartilagine di un gomito di una persona che non so se è qui o se è a casa, ma c'è una deformazione nella cartilagine che sta all'interno di questo gomito. E io voglio dirti: dovunque tu sei, semplicemente prendi il tuo gomito nelle tue mani e digli: papà, ciò che è tuo in Gesù mi appartiene, io ricevo questa guarigione perfetta stasera nel prezioso nome di Gesù Cristo. E ti sia fatto in questo momento, dovunque tu sei, che questo gomito, questa deformazione della cartilagine sia restaurata perfettamente nel prezioso nome di Gesù Cristo. Amen. Qualcuno viene guarito da un problema di un ronzio in un orecchio. È proprio un ronzio. Gloria, vieni qua. Alleluia. Alziamo la fede, perché il Signore si muove sempre dalle cose piccole e poi spinge la nostra fede verso quelle più grandi. Il Signore mi ha fatto sentire un ronzio che tu senti soprattutto la notte, soprattutto quando dormi, quando sei nel silenzio e a volte non riesci ad addormentarti subito per questo ronzio che hai nell'orecchio. Noi questa sera prendiamo autorità e comandiamo libertà da qualunque anche oppressione, da qualunque spirito che ti dia fastidio in questo orecchio. Lo scriviamo affinché lasci la parola in tuo orecchio nel nome di Gesù e che tu sia sanata. Ricevilo, perché la tua gioia stasera sia completa, mai più, da stasera, mai più.
reale di tuo padre, tu sei la figlia di un re. Sei la figlia di un re. Thank you, Holy Spirit. Andia che non aspettare che arrivi la parola di conoscenza. Il Signore è mio nel nome di Gesù. La liberazione della mia famiglia è mia nel nome di Gesù. La mia guarigione è mia nel nome di Gesù. La guarigione del mio cuore mi appartiene nel nome di Gesù Cristo. Thank you, Jesus. Il Signore mi ha detto di fare. Grazie per questa figlia. Grazie per Gesù. Lasciamo la mia cosa. Tecula si baba baba te di colosse. Soria la scemi ma la sia colosse. Toria la senta la ogara la sia. Jesus.